Istituzioni, enti locali, mondo dello sport e delle imprese del territorio, tutti insieme per sostenere la ricerca scientifica nella lotta alla SLA e lanciare un messaggio di sensibilizzazione grazie all'evento Un gol per la ricerca sulla SLA, primo Memorial Stefano Bonina, il quadrangolare di calcio promosso ed organizzato da Andrea Bonina, che il prossimo 30 giugno allo stadio comunale di Maletto coinvolgerà tanti nomi dello sport e della società civile nel ricordo del padre Stefano, dirigente di calcio, scomparso 10 anni fa a causa di questa malattia invalidante, a cui verrà dedicato l'impianto cittadino di Maletto. L'evento è stato presentato proprio nel giorno che celebra la giornata mondiale dedicata alla lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Alla presenza di esponenti del mondo della ricerca medico-scientifica e dello sport che hanno apposto la firma sulla maglietta celebrativa. Un gol per la ricerca sulla SLA, un memorial, il primo per ricordare Stefano Bonina, un quadrangolare di calcio che accomuna sport, socialità e solidarietà. Sì, oggi è una giornata molto importante, il 21 giugno è la SLA Global Day, è il giorno mondiale della SLA. Questa iniziativa è stata organizzata oggi, questa conferenza di presentazione alla stampa di questo evento, questo quadrangolare per la ricerca che si terrà domenica 30 giugno allo stadio comunale di Maletto, che verrà intestata a mio padre, intitolata a mio padre, poi ci sarà il quadrangolare, si scenderà in campo per la ricerca scientifica. Oggi è stata molto importante questa manifestazione, infatti il senso era proprio sensibilizzare le istituzioni e gli imprenditori a sostenere la ricerca scientifica. Più di 50 aziende hanno contribuito a Fondazione Teleton, alla Fondazione Arisla, vicini a questo evento, alla Fondazione Viale e Mauro, quindi abbiamo fatto sistema anche con Arisla, l'associazione per l'assistenza ai malati di SLA, quindi l'obiettivo di questo evento era fare sistema per sostenere la ricerca scientifica e far informare anche che cos'è la SLA. Purtroppo è una malattia invalidante, non c'è ancora una cura, quindi l'obiettivo era proprio quello di sostenere la ricerca scientifica. Si scenderà in campo domenica 30 giugno allo stadio comunale di Maletto, 4 squadre, Stefano Bonin & Friends, che è la squadra della ricerca scientifica, All Star Sicilia di Luca Napoli con altri artisti, e poi ci sarà la Catania Rossa Azzurra, la Catania Sportiva, quindi la squadra Catania Rossa Azzurra e la squadra Maletto Calcio, con anche le vecchie glorie che giocavano con l'ex presidente della squadra di calcio del Maletto, che era mio padre, e poi avremo ovviamente la svelata in onore suo al campo sportivo per intitolare il campo. Quindi sarà un evento molto importante, si scenderà e si potrà sostenere la ricerca scientifica partecipando, quindi vi aspetto domenica 30 giugno allo stadio comunale di Maletto per questo grande evento sulla ricerca scientifica. Vicepresidente, Catania FC presente, quando c'è da sostenere iniziative come queste voi rispondete sempre presente, un legame forte tra sport e città. Sì, una volontà di essere presente non solo a voce ma con la presenza fisica, considerando un momento un po' particolare nella preparazione della prossima stagione. Avevo promesso ad Andrea la mia presenza e so che questa iniziativa nasce dal suo cuore, dalla sua passione, non solo di riconoscere la vita di suo papà, ma per fare una ricerca molto importante che io spero nei anni a venire può avere sempre più seguito e importanza. È una malattia subdola che purtroppo spesso ha una correlazione con uomini di sport. Abbiamo citato Borgonova, abbiamo citato anche tanti giocatori del rugby. Ecco, per questo la ricerca è così importante. È difficilissimo distinguere quale ricerca non ha questa grande importanza e non mi permetterei mai di dire che uno vale di più di un altro. La società è presente dove sente quella passione e voglia di promuovere un'iniziativa che non ha un ritorno o un riscontro personale. E nasce con il pensiero di fare per il prossimo, per aiutare gli altri. Noi ci saremo sempre.
Sono momenti e giornate anche difficili, no? La sua presenza probabilmente ha tolto, ma in maniera molto costruttiva, ore al suo lavoro nella costruzione della squadra futura. I due tasselli più importanti sono stati messi, adesso si lavorerà alacremente alla costruzione della squadra. Sì, per quanto mi riguarda... La parte sportiva sono contento, ho da completare qualche ultimo, diciamo, movimento per mettere a posto lo staff e poi insieme al direttore e al mister di disegnare la squadra. Per me ora è molto importante consolidare la società, mettere dentro le persone giuste per fare il nuovo percorso, i nuovi passaggi che noi dobbiamo fare per diventare sempre più efficienti, sempre più professionali, creativi, perché il club deve durare nel tempo, deve migliorare in tanti aspetti amministrativi che io spero quest'anno diamo una svolta importante. Sarà una stagione impegnativa, del resto come le altre, probabilmente più impegnativa perché l'asticella si è alzata anche sotto il profilo delle aspettative. Io penso a Catania l'aspettativa è sempre alta, per me è uno stimolo in più, mi fa stare sempre attento a quello che facciamo. So che ogni piccolo errore che faccio mi viene ricordato nel tempo, per quello cerco di fare meno errori possibili e cerco di avere la forza di convivere e sopravvivere con la stessa pressione di una grande piazza. Io sono fiducioso che quest'anno faremo una grande campionato. E poi in fondo vedremo. Presidente Calvagno, una giornata importante dedicata alla ricerca per combattere questa malattia subdola, l'impegno della politica siciliana. Sì, una giornata assolutamente importante, mi fa piacere aver accolto l'invito da parte di Andrea Bonina per il memorial del padre morto 10 anni fa e per il quale si sta organizzando questo primo memorial. Un memorial però con la finalità relativa alla conoscenza della malattia stessa, della SLA e soprattutto un impegno rispetto alla politica che debba occuparsi assolutamente di quelli che devono essere i fondi relativi alla ricerca. Lo stanno facendo bene, lo stanno facendo con un evento che si terrà a Maletto giorno 30 giugno e la politica oggi sta rispondendo presente rispetto anche a degli impegni che però si possono mantenere e non buttare fumo negli occhi a nessuno o millantare di chissà quali soluzioni nell'immediato tempo. Quindi ci auguriamo che tutta la politica possa fare quadrato e riuscire a sostenere iniziative come queste.